nel capitolo poi parlo più specifico dei modelli economici di pubblicazione in open access. Sicuramente quello probabilmente più diffuso in Italia è quello che qua ben definisco come community publishing, cioè fondamentalmente il lavoro gratuito e volontario di gruppi di ricercatori che svolgono tutto il lavoro redazionale, editoriale, di impaginazione gratuitamente, nel senso perché pagati, si spera perché pagati dalla propria istituzione, e quindi lo svolgono in maniera volontaria, e quindi ci sono dei gruppi di ricerca che oltre a fare la ricerca decidono anche di sobbarcarsi tutto il lavoro necessario per pubblicare questa ricerca e per poi diffonderla in open access. Ci sono poi modelli di open access invece diciamo finanziati dalla pubblicità e delle sponsorizzazioni. Questo si vede in particolare in ambito medico, dove ci sono diverse riviste in open access che sono finanziate, sponsorizzate dalle case farmaceutiche o da altri attori commerciali del settore. Ovviamente in questo caso il dubbio, diciamo, di integrità etica e contenutistica può in qualche caso sorgere. In realtà sono casi molto, molto diffusi e abbastanza come dire, in cui non ci sono tanti dubbi relativi all'integrità dell'operazione. Noi stessi, ad esempio, pubblichiamo una rivista Ingegneria dell'Ambiente sostenuta da diversi sponsor che riesce a essere open access perché ci sono questi diversi sponsor. C'è poi il modello della sovvenzione istituzionale, cioè quando ci sono dei fondi dei dipartimenti. Il caso del dipartimento citato da Costa Magna prima è esattamente quello, cioè lì è il dipartimento che decide di mettere dei soldi per la pubblicazione in open access. Questo è sempre molto rilevante anche in Italia, perché in realtà moltissime delle pubblicazioni scientifiche, accademiche italiane sono in qualche modo finanziate con i fondi dipartimentali dell'università, degli atenei, ma poi non sono diffusi in open access. Quindi il nostro punto è, visto che comunque sono finanziate con soldi pubblici, che almeno vengano diffuse in open access. Questo a mio proprio umilissimo e banalissimo modo di vedere, potrebbe anche essere un'indicazione che arriva dall'alto in modo un pochettino più stringente di quanto avviene attualmente. In qualche modo avviene nella legge, nelle modifiche del 2013, in cui si dice che se è finanziato con soldi pubblici per almeno il 50% deve essere open access dopo 6 mesi, insomma, però potrebbe essere resa un pochettino più stringente. Un altro dei modelli è quello che ho già citato, appunto, che è della vendita delle copie cartacee, dove appunto è il caso di questo libro qua, ad esempio. Ci sono poi i casi di APC, cioè di Article Processing Charge, che è, diciamo, il caso molto diffuso, che si sta diffondendo tantissimo nell'editoria accademica bibliometrica angloamericana, in particolare quindi principalmente delle scienze dure, cioè dei cosiddetti hybrid journals, cioè riviste che pubblicano in abbonamento secondo il modello tradizionale, però a fronte di un pagamento aggiuntivo rendono quell'articolo e solo quell'articolo in open access. Questo in realtà porta ancora a un ulteriore problematica nel meccanismo di finanziamento e di ottimizzazione dei fondi pubblici, perché quella stessa rivista continua a essere acquistata in abbonamento dalla biblioteca allo stesso prezzo e anzi a prezzi sempre crescenti nel corso degli anni. In più il ricercatore paga per rendere quell'articolo open access, però di fatto la rivista rimane sempre in accesso ad abbonamento e solo quell'articolo rimane in open access. La casa editrice incassa due volte, perché incassa sia per rendere quell'articolo open access, ma poi incassa anche dall'abbonamento tradizionale che la biblioteca gli paga. L'ultimo modello sono i modelli di acquisto collaborativo, a mio modo di vedere una delle novità più interessanti nel mondo open access, cioè sono consorzi di istituzioni che si mettono insieme per fondamentalmente corrispondere all'editore lo stesso ammontare che l'editore avrebbe incassato vendendo quella pubblicazione in abbonamento o a pagamento, per renderla invece open access. Succede ad esempio con il primo consorzio che lo ha fatto è stato il consorzio Scope Free, qui Elena probabilmente ve ne potrebbe parlare con più cognizione. Molto banalizzando, il consorzio Scope Free è un consorzio di quasi tutte le istituzioni mondiali che lavorano sulla fisica delle alte energie, che ha, adesso non ricordo se
tre o quattro riviste di riferimento. Bene, tutte queste istituzioni si sono messe insieme, hanno capito quanto pagavano agli editori per ricevere in abbonamento quelle riviste lì, e hanno detto agli editori: sappiamo che incassavi 100 dagli abbonamenti, dai nostri abbonamenti, noi continuiamo a darti 100, però il contenuto diventa in open access. Sono riusciti, quelle riviste sono transitate, sono diventate open access, con soddisfazione sia dell'editore, che ottiene sempre lo stesso ammontare che riceveva precedentemente, sia delle istituzioni, che non risparmiano, però ottengono quello che ottenevano prima e ottengono di più, perché la rivista non è solo disponibile presso di loro, ma è disponibile in open access. Potete quindi evitare di leggere il mio capitolo, perché ve l'ho riassunto in breve. Grazie. Grazie.